Eccoci di nuovo in diretta dal Magic Blue Bar, seconda tornata di Magic Blue Bar 1 e Keeping Charlotte 2. La prima tornata ha visto prevalere per 2-1 il Magic Blue Bar, hanno vinto Nobili e Gamberini con Bovo e Benelli, ha vinto Tommasini con Pilò, ha perso sul filo di lana Tantini da Destino. Partiamo con biliardo 3, dove Tolomelli e Fava affrontano Regazzi e Bruscolini. Al biliardo 2, Pasciu Monti. La prima boccata di Monti ce l'andiamo a vedere. Sbaglia la bocciata, fa comunque un brillo. Mentre invece sul biliardo numero 3 abbiamo Zacchini Melloni che affrontano Qualandi e Andreotti. Quindi queste sono le tre partite che vedremo in modo alternato. Adesso siamo sul biliardo numero 3, alle prese con il tiro Tolomelli. Tolomelli spinge sul pallino, lo fa bene. Adesso Bruscolini. Fava controlla e Bruscolini è andato dietro al pallino, molto bene. Riflettono Fava e noi andiamo sul 2 dove Basciu tira la terza biglia di mano, perso la biglia di vantaggio. Basciu prende il punto, vediamo adesso Monti. E ha bocciato, quindi conduce per 2-0. Non prende il punto e quindi riconsegna la biglia di vantaggio all'avversario. Due sponde esterne, sbaglia il tiro anche il secondo, adesso Basciu a due biglie in mano. Una biglia in mano, erano due, una scorta, infatti mi sembrava che... Comunque siamo quota 6 per Basciu che va alla bocciata.
vuoto la bocciata di Mashu. Biliardo 1 alla bocciata Andreotti, che già ha fatto filotto al primo colpo, questa è la seconda bocciata a prendere in palo, a punteggio comunque 12-0 per loro nei confronti di Zacchini e Melloni. Questo era il biliardo che ci mancava come passaggio. Adesso vediamo Melloni che tipo di tiro andrà a fare. Nicolas mette una bella biglia, bravo. Andreotti e Gualandi ragionano sul da farsi, noi andiamo sul singoli e vediamo Monti alle prese con una pratica impegnativa, nel senso che deve, c'è un pallino attaccato. Sul 3 invece Muscolini, in virtù dei 6 punti appena fatti, va alla bocciata. Fa 2, si porta a 10. Ancora Monti che prima ha sbagliato il tiro, ha perso la biglia di vantaggio, adesso se va fin giù a sponda punto dovrebbe essere rosso. Vediamo Basciu. Riconsegna la biglia di vantaggio. No. Punto è fatto. Qui è difficile perché sono oltre la tribuna, quindi vedo in un monitor da 8 pollici. E vedo tutti e tre i biliardi, quindi comunque Monti adesso ha preso il punto, tocca a Basciu, l'ultima di mano, punteggio 6-2 per Max Basciu. Tiro inverso per Basciu, sponda lunga, sponda corta. Non sembrerebbe la giocata giusta. 6. E va a 8 il Monti e quindi adesso vediamo prima la bocciata sul biliardo 1 che è di Nicolas Melloni. Sul punteggio di 12-2 per Andreotti e Gualandi. Nulla di fatto, vediamo quella di Monti. Niente, va in buca e quindi regala 2 punti all'avversario e vanno sull'8 pari. Thank you.
pallino. Sul trebo c'è Tolomelli sul punteggio di 10-2 per Regazzi e Bruscoloni. Nulla di fatto sul 3 bocciata di Tolomelli. Vediamoci una mano di questa partita di coppia. Spinge per la sponda ma gli va in buca. Vediamo Basciu che gioca la terza biglia di mano. Torniamo sulla coppia, sulla partita di coppia. Bruscolini, Regazzi, Fava, Tolomelli. In pista Fava che si ferma lontano da pallino. È un classico di Porto. Basciu. Sei punti per Basciu che va a 14 e va alla bocciata. Grande Basciu si porta a 24. Torniamo sulle coppie per vedere questa mano che si sviluppa lentamente. Vedere Zacchini. Zacchini ha messo una bella biglia, adesso gioca l'ultima Andreotti. Vediamo fino alla fine questa mano, vediamo il tiro di Andreotti. Due biglie e quattro punti, si porta a 16, boccia Andreotti. Andiamo a vedere la bocciata di Andreotti. Non particolarmente generoso, nulla di fatto, il punteggio rimane 16-2. Andiamo a vedere sull'altra partita di coppia dove Fava
gioca l'ultima di mano e deve mettere una gran biglia perché c'è il rischio del colore. Fava mette una bella biglia. Adesso Bruscolini va a vedere la situazione, probabilmente darà di spinta sulla bianca per farla scivolare via, potrebbe veramente farne tanti. A prenderla bene forse basterebbe forse dritto per dritto. Scappa via anche una bianca, ne fa forse uno solo. Andiamo a vedere adesso Monti alle prese con un punto complicato, ma da quello che vedo ha due biglie in mano a disposizione. Andiamo sul 3, la bocciata di Bruscolini. Punteggio è 12-2 per lui. Nulla di fatto. Vediamo Monti. Ha due biglie a disposizione. Prende un bel punto, rivediamolo. Si porta a 14, va alla bocciata Alex Monti. Fa 10 anche Alex Monti, 24 pari. Andiamo a vedere Andreotti. Le prese con una stile districata. Come? Come? 27-2 per Andreotti. Passo. Monti si mette di fianco a Pallino. Di vantaggio ce l'ha Bascio in questo caso. Messo una bella biglia Bascio, adesso se va di spinta che il pallino va in buca rischia di prenderne a 6. Non è una situazione splendida. Boccia Meloni sull'1, andiamo a vedere. 6, 27 a 6, boccia Nicolas Meloni, a vuoto anche in questo caso. Quindi nulla di fatto, torniamo sul 2 dove Alex Monti ha una pratica impegnativa. Sul 3, il buon Regazzi.
parcheggia vicino al pallino con l'ultimo, adesso Fava, però che era rimasto nel quadrante superiore, Fava, gioco facile, due biglie e quattro punti, se ho visto bene, quindi nella bocciata ci va il Tolomelli, pertanto ce la guardiamo tutta. Tolomelli ne fa due, si portano quindi. Una biglia per Basciugo che ha 26, 24 va alla bocciata. Acchita con cura il pallino per non bruciarlo e metterlo comunque in una posizione buona e va alla bocciata. A vuoto stavolta, noi di fatto torniamo sulla partita delle coppie dove vediamo che sta per effettuare il tiro Paolo Fava. Il calcio, riesce a portare pallino nel quadrante inferiore, bruscolini di due sponde esterne. Si mette di fianco a pallino. Beve 3, Tolomelli è andato di due sponde esterne di spinta per spingere via la bianca, ci è riuscito, punteggio 15-8 per Regazzi e Bruscolini. Sull'uno dove Andreotti fa 8 di calcio e 4 di colore, si porta 37-6 e adesso va alla bocciata. Ne fa 10 di bocciata e quindi qui la faccenda si sta facendo pesante, 47-6 per Guarandi e Andreotti nei confronti di Zacchini e Melloni. Vediamo sul 2 Basciugo. Contano Fava e Tolomelli, la bocciata ci va Tolomelli. Nulla di fatto sul 2, ma
punti, ma per aprire il gioco spinge soltanto la sua in buca e non ottiene assolutamente nulla. Adesso è complicato anche prendere il punto. Riepiloghiamo la situazione sul biliardo 1. Guarandi, Andreotti 47, Meloni e Zacchini 6 sul biliardo 2. Basciu 28, Monti 24 e sul biliardo 3. Bruscolini, Rigazzi 15, Fava, Tolomelli 10. Questa è la situazione della seconda tornata. Nella prima tornata, come vedete dalla scritta che scorre ciò cioè impressione, vantaggio del Magic per 2-1. Una biglia sicuramente, forse due. C'è da guardarci, quindi noi andiamo a vedere la terza biliardo dove c'è Bruscolini alle prese con pallino, lo spinge in alto, hanno la biglia di vantaggio e anche un vantaggio di 15-10 con il punteggio, siamo soltanto all'inizio. Ragazzi, si appoggia a pallino, andiamo a vedere sull'uno la bocciata di Melloni. E fa 8 e quindi si porta 16. Andiamo a vedere che sul 2, 30-24 per Basciu, boccia Basciu. Max. 40-24 per Basciu. Monti mette la biglia sotto pallino, di la verità di fianco a pallino. Basciu prende il punto. Alla bocciata Bruscolini. E fa 6 Bruscolini e 2 di contata, fanno 8-23-10 per la coppia del Magic. Andiamo sull'uno che Zacchini lo stacco del pallino.
Buona TV, dai. Andiamo sul 3, dicevo, perché boccia di nuovo Bruscolini sul 25-10, no, boccia prima Monti, quindi guardiamo Monti, 40-26, 40-28, vai con Bruscolini, 25-10. Fa 8 Bruscolini, si porta a 33-10. Vediamo ragazzi, che è corto.
Andiamo sui singoli. Per Meloni 61 a 16, 18, 20. 20. Andiamo basso su un 42, 28 per lui che va alla bocciata. Max, andiamo ragazzi alle prese col punto. Porta giù pallino, ottima scelta. Siamo sul biliardo 1, che siamo quello che c'è il punteggio più alto, già 61, 18, 40. Si prende il punto. Zecchini fa la solita passeggiata intorno al biliardo. Noi andiamo a vedere se Zacchini sgancia. Montico di precisione, un pizzico di spinta, direzionata benissimo la biglia. Adesso vediamo sul 3 Tolomelli, non l'abbiamo ancora visto all'opera per il punto. Porta giù una biglia, fa 6, si porta a 16 e va alla bocciata, a 33 gli avversari. Fa 8, si porta a 24. Andiamo a controllare sull'1 dove sul punteggio di 61 a 20 Andreotti hanno due biglie in mano. Sul 65-20, primo match ball per Davide Andreotti. Vuoto, una alla prima. Pallino in buca. Apre il gioco. Thank you.
6 punti per Monti, che va alla bocciata a 34. Altri 8, si porta a 42. Siamo in perfetta parità, Basciu e Monti. Sul 3, Fava. Stasera non è sera da calcio per lui. Riepiloghiamo, dicevo, la situazione velocemente perché si fosse messo in visione in questi ultimi istanti. Allora siamo al Magic Blue Bar, Magic contro Charlotte 2, prima tornata 2-1 per il Magic, punteggi attuali, allora Zacchini e Melloni conducono, hanno 20 punti, Andreotti e Zacchini ne hanno, Andreotti e Guarani ne hanno 65. Basciu 45, Monti 42, Ragazzi e Ruscolini 33, Fava e Tolomelli 24. Questa è la situazione. Per gli avversari 6 e 2 punteggio 39 a 26 per Bruscolini e Ragazzi. Su 2 c'è un momento importante, Basciu la possibilità di far colore, ma può rischiare, possibilità di farne anche 6 volendo. Sei si porta a 51 e va alla bocciata. Monti ne ha 45. Max, va bene. 53 a 42. Sul 3 per vedere la giocata di Fava di precisione. Thank you.
Ciavelloni, al biliardo 1. Fa 4. E due di colore 6. 67-26. Su tre bocce tromelli. Sono 39-28 per Bruscolini, ragazzi. Trentotto, 39-38 per Ragazzi e Bruscolini. Niente, punto rimane bianco. Adesso Max per bacio, per magari tentare di farne 6. Si sente, quindi va qui, va là, tutto dentro la diretta. ...59 Basciu, 42 Monti. Vuoto stavolta, vediamo sull'uno com'è la situazione. Allora vedo molte biglie bianche, quindi l'ultimo in mano Andreotti, che va alla bocciata 69-26 per provare a pareggiare i conti del punteggio generale. Attualmente è 2-1 per il Magic. Andreotti ha un altro filotto parziale, quindi è 2-2. Siamo sul 3, dove Bruscolini deve attaccare la rossa su consiglio del proprio compagno. Monti fa il punto. Siamo 59-42, come potete vedere il punteggio a questo punto 2-2.
Lascio prendere il punto, vediamo Alex. Monti. Tocca alla bianca che corregge in modo importante il tiro di Monti e adesso il punto è abbastanza stretto. Scolina la bucciata sul 44-38. Bruciato pallino, Bruscolini, quindi vediamo la giocata di Monti. Tanto Bruscolini ne fa due, si porta a 46-38. Una biglia per Monti, 46-59 l'avversario, boccia Monti. Vuoto Monti. Passa dietro pallino.
Masu gioca l'ultima di mano, poi Monti ne avrà due per chiudere questa mano di gioco. Due punti ai passaggi in mezzo, si ferma 79, ma sali a 46. Andiamo sul 3. Grande Brusco. Bella giocata di Bruscolini. Qui Basso ha messo una gran biglia, adesso vediamo la risposta di Alex Monti. 79-46 comunque per Basso. Vediamo Basso, due sponde esterne. Vince Basso. Posso mica?
Poi il trambusto, finita la quinta partita di questo big match. Siamo sul 3-2 per il Magic, il punteggio delle coppie qui stiamo vedendo è 48-46 per la coppia dell'equipe Charlotte 2. Adesso Bruscolini ha la possibilità di farne anche 10 cavando quella rossa che vedete lì, tiro. Bravo. 56-48 e alla bocciata ci va Bruscolini. Ripeto, parziale e lo state vedendo in sovrimpressione, 3-2 per il Magic. Bruscolini boccia 56 a 8 punti di vantaggio e la pallina in mano. A vuoto Bruscolini, punteggio sempre 56-48. Biglia di vantaggio per Fava e Tolomelli. Punto è rimasto rosso, quindi adesso bisogna giocare l'ultima biglia a disposizione di questa mano, poi ne avranno due gli avversari. Bruscolino si mette non vicinissimo a pallino, ma adesso vediamo Fava.
ultima partita del match Magic Charlotte, punteggio parziale 3 Magic, 2 Equipe Charlotte 2. Quattro punti, siamo 56 a 52, boccia Tomelli. Sbaglia il tiro Tolomelli. Andiamo Bruscolini, ne fa 4 e va alla bocciata, a 60-52 per lui. Sessantaquattro, cinquantadue.
Non so se il punto è fatto. Punto è bianco alla bocciata, ci va Bruscolini a 62, 66, scusate. Siamo alle battute finali, vediamo Tombo Tolomelli, si mette vicino al pallino, il vantaggio di Biglia ce l'hanno loro, vediamo ragazzi. Vediamo la biglia di che ha sganciato ragazzi, bella biglia davvero, vediamo Fava. Gran bella biglia anche questa, rivediamo pure questa, vediamo Fava. Sei punti per Tolomelli. Boccia Tolomelli, 58-66 gli avversari. Vuoto. Tolomelli. Ragazzi, ha messo l'appendio a punto e poi adesso ci potrebbe stare anche calcio a pallino, ma non è, anzi
soltanto con il tiro inverso, sponda lunga, sponda corta. Di nuovo ragazzi, adesso ci rimane veramente poco da e la vanno a nascondere là dietro al pallino. Vediamo Bruscolini. Ragazzi. Vincono Regassi e Bruscolini, Magic. Vince l'incontro 4-2.